Giovani imprenditori qui in Abruzzo, qui a Roccanaso per una convention, ma la regione Abruzzo qui ha operato moltissimo in aiuto delle piccole e medie imprese in Abruzzo. Ma io credo di sì, se abbiamo fatto quello che era nelle nostre possibilità fare, però dopo abbiamo visto che quello che abbiamo fatto nelle nostre possibilità fare, secondo un autorevole quotidiano nazionale, Sole 24 Ore, cioè, visto che siamo la sesta o l'ottava regione italiana come fondi che sono destinati alle piccole e medie imprese. Se poi li guardiamo in funzione della popolazione e quindi della grandezza della regione, noi siamo la prima regione italiana in termini di insomma, facendo le debite proporzioni. Detto questo, non significa nulla di più che aver fatto la propria parte. Cioè, noi dobbiamo cercare di portare avanti e di coadiuvare quelli che sono i processi di sviluppo di queste imprese che vogliono diventare grandi. Quindi il ricambio generazionale, per esempio, che è uno dei problemi più grandi, più grossi che noi dobbiamo affrontare nella nostra economia regionale, perché la nostra economia regionale è formata di piccolissime, piccole e medie imprese che hanno spesso non riescono poi a crescere nel tempo perché non riescono ad assicurare un ricambio generazionale per quanto riguarda all'imprenditore principe, magari all'imprenditore originario. Questo è un tema invece molto significativo e che noi dobbiamo trovare il modo di agevolare. Lo stiamo facendo per esempio con la BEI, con la Banca Europea degli Investimenti. Abbiamo raggiunto un accordo, loro hanno messo a disposizione 100 milioni di euro che sono raddoppiati per effetto delle banche che hanno partecipato insieme, quindi 200 milioni di euro che potranno essere utilizzati da piccole e medie imprese. Anche questa è la novità e l'ho voluto personalmente, anche per favorire quei processi di ricambio generazionale, quindi per favorire eventualmente nuovi assetti societari, in maniera tale da dare continuità al know-how, all'esperienza, a quello che è stato creato all'interno del sistema aziendale che possa poi col tempo crescere. Per noi questa è una cosa molto importante perché è vero che piccolo è bello, ma piccolo è bello quando vuole crescere, non quando vuole rimanere piccolo o quando è costretto a rimanere piccolo. Un'ultima cosa, Presidente. Lei è alla guida di un profondo processo di riforma della Regione Abruzzo che va dalla sanità ai trasporti, al welfare, a tante situazioni. Che cosa si aspetta dagli imprenditori abruzzesi? Allora, dagli imprenditori abruzzesi io non posso che aspettarmi una cosa. Intanto, loro quello che fanno, lo fanno con una funzione sociale, ma lo fanno per loro, quindi non c'è bisogno di stimolarli più di tanto. Ma mi aspetto che mi presentino, laddove ci sono risorse pubbliche che sono spendibili, progetti che hanno un contenuto di forte innovazione, di forte, come posso dire, di forte orientamento verso quelli che sono i temi della ricerca, intesi in termini di applicazioni tecnologiche, poi di quello che viene fatto. Noi dobbiamo vincere la sfida della competitività mondiale. Non la vinceremo sui settori tradizionali, la vinceremo solamente se saremo in grado di avere qualcosa in più degli altri, qualcosa in più degli altri che potrà giustificare il fatto che noi abbiamo costi di manodopera più alti e quindi dovremo vendere a prezzi più alti. Per vendere a prezzi più alti dovremo incorporare in quel prodotto degli aspetti fortemente qualitativi che derivano dalla ricerca e dall'innovazione tecnologica. Noi agli imprenditori mettiamo a disposizione delle risorse, tante, poche, quelle che abbiamo per favorire questi processi e gli imprenditori vorremmo tanto che questi processi che poi noi finanziamo siano effettivamente di qualità. Questo nell'interesse loro e nell'interesse dell'Abruzzo. Grazie, Presidente.